Ci siamo quasi. Bella a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati qui sul canale di Pringy Luca. Prima di cominciare vi ricordo che se non l'avete ancora fatto dovete assolutamente iscrivervi al canale, attivare la campanellina e lasciare un bel like a questo video. Come potete vedere, sì, siamo oggi nel mio studio, ma con un nuovo set, perché davanti a me c'è una scrivania, ovvero un piano da lavoro che mi darà la possibilità di fare tutta un'altra categoria di video che avevo sempre desiderato di portare qui sul canale, ma purtroppo per questa mancanza non sono mai riuscito a fare. Anche gli unboxing saranno molto più semplici e molto più fighi da questo momento in avanti, quindi vi raccomando, iscrivetevi. In quest'ultima settimana, oltre ad aver superato un esame universitario, ho fatto una cosa anche abbastanza simpatica su Instagram, dove vi invito ad andarmi a seguire @pringyluca. Beh, ho allestito praticamente la fine di questo studio, o meglio la fine tra virgolette, perché mancano qualche piccola chicca, ma voglio mostrarvi all'interno di questo video quello che è stato l'excursus di tutta questa settimana, perché mi sono arrivati un paio di pacchetti, sono andato all'IKEA a comprare gli ultimi mobili per la mia scrivania e tutto il resto. Quindi direi adesso di non perderci in chiacchiere e venite con me da IKEA. Come vi dicevo, mancano un po' di cose per il mio nuovo setup, quindi oggi andiamo da IKEA e prendiamo tutto il resto. Ok, come potete vedere alle mie spalle abbiamo preso proprio tutto quello che mi serviva per finire la mia scrivania finalmente. Non vedo l'ora di andare a casa a montarla. Infatti mi vedrete semplicemente con un cambio d'abito, perché andrò domani a casa mia nello studio a montare il tutto. E quindi, salto temporale, ci vediamo tra poco. Io monterò tutto. Dopo un paio di giorni sono venuto qui nello studio a montare tutti i mobili. I mobili che ho acquistato sono particolarmente due: un Alex che vedete contenitore al di sotto della mia scrivania, e una Limon da un metro, perché volevo una scrivania super piccola, non ricercavo abbastanza grandi spazi, insomma, perché come tavola da lavoro ho questo che è di 1,50 m x 85 cm di larghezza, quindi assolutamente mi soddisfa alla perfezione per fare tutte quelle che sono le mie foto, tutte le riprese e tutto il resto. Quindi ho preso una scrivania piccolissima, in modo tale da farci stare giusto il computer e il monitor. Ci siamo messi lì, io, la mia ragazza e il mio cane che mi ha aiutato per montare tutti quelli che sono i mobili, e beh, devo dire che è venuto anche un bel lavoro, un discreto lavoro. Dopodiché mi sono messo lì a fare tutto il cable management, che non voglio però mostrarvi all'interno di questo video perché sarebbe una cosa troppo lunga, e voglio illustrarvelo al meglio in modo tale da farvi vedere tutte quelle che sono le chicche che ho adoperato per nascondere la maggior parte dei numeri dei cavi. A questo punto andiamo ad aprire un paio di pacchetti che mi sono arrivati per andare a completare la scrivania. È arrivato un pacchetto. È arrivato il braccio per il monitor e adesso andiamo a montarlo. Questo braccio per il monitor è veramente fantastico, mi ha dato la possibilità di regolare il monitor veramente in tutte le posizioni e lavorarci veramente al meglio. In futuro magari vi mostrerò le varie disposizioni che mi dà la possibilità di adottare questo monitor. In ogni caso vi lascio tutti i link per l'acquisto qui sotto in descrizione. Ho aperto anche un canale Telegram dove di tanto in tanto pubblico offerte, e le più interessanti selezionate direttamente da me le trovate sul mio canale Telegram, che è linkato qui sotto in descrizione. Altra chicca, questo tappetino per il mouse, che mi dà la possibilità di avere sì il colore che è diventato ormai colore del canale, il rosso, e poi un colore grigio, un colore neutro, che mi dà la possibilità appunto di rendere la scrivania ancora più minimal, ancora più pulita, e che sinceramente mi piace avere la possibilità di andare a cambiare colore, perché io molto spesso mi stanco prestissimo di tutti quelli che sono i miei accessori, e avere la possibilità di intercambiare ogni tanto quella che è il fondo della mia scrivania, beh, non è affatto male. Qualche piccolo b-roll per mostrarvi un po' la scrivania qui e lì, ma state pronti perché qui sul canale molto presto, non appena arriveranno le ultime chicche che mi daranno la possibilità di finire il mio studio, beh, arriverà un video ben dettagliato con tutte le chicche di questo studio e l'illustrazione grafica di veramente tutto. Quindi aspettatevi di tutto, vi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi e attivate la campanellina. Io, detto questo, vi saluto e vi lascio a questi b-roll. Noi ci vediamo prossimamente sempre qui sul mio canale YouTube.